cosa. Così va bene. Visto? Va bene. Deve essere la torre radio di Kadar. Il laboratorio non sarà lontano. Capitolo? Jack, stai bene? Siamo arrivati. Non devi per forza dire la verità. Alleluia. Dobbiamo solo capire come entrare. Merda. Sono. No, fermo. Siamo sempre la seconda volta che lo faccio. Non possiamo entrare, non con quelle torrette. Vai. Qua. Un generatore. Ok. Attiva la cosa. Quale però? RT e Y. No, RT e Y. RT, Y, lo punti. Punti. Ma con quale? Con questo? No. LT. LT è questo. Sorry. Lo punto. E fai trappola shock lo friggerebbe. Vai. Jack, trappola shock. La trappola shock è quella che... Direi che ha funzionato. Grazie mille, Freud. Ok, ora. Merda, non le abbiamo prese tutte. Ci deve essere un altro generatore. Ora, di nuovo invisibili. Andiamo in questa verso qua. Ok, di sicuro che può andare in qua. E anche quello bisogna. Ehi, ho trovato l'altro! Vai. Jack si sta ricaricando! Bene, ha funzionato. Ora sei pronta ad avere le tue risposte? Prontissima. Sì, ce l'ho, forza Horizon 4. Beh, una bella differenza tra qui e Nuova Speranza. Quello che vedi tu, Fruit, è il tuo livello personale nel mio streaming. Non salgo io di livello, sei tu che sali di livello. Per una punturina. Ho le mani sensibili. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Accesso negato. Buona giornata. Cosa? Bene. Niles, sei tu. Per accedere è necessaria la corretta identificazione. Corretta identificazione. Senti, provaci tu. Ma fa più male di quello che pensi. Accesso consentito. Benvenuta a casa. Benvenuta a casa. Seguitemi, prego.
Ci spieghi quella calorosa. Innanzitutto guarda già la... veramente una spiegazione. Penso di preferire Nights a questo bidone dell'immondizia. Vedo che avete conosciuto il mio costrutto nettamente inferiore a Nuova Speranza. Da questa parte. Saremo a meno 20. Diamine, pare che alcuni nostri oggetti non funzionino. Deve esserci un guasto nel sistema. Wow. Non mi dire. Non possiamo procedere finché quei crioggetti non sono disattivati. Vi dispiacerebbe. Un masso di ferraglia. I crioggetti saranno alimentati come le corrente. Troviamo il generatore. Ok. È troppo easy, sarebbe stata. Cioè, quasi la seconda. Gente molto male. Ok, ha funzionato. Ma allora torniamo da quel bidone. Ben fatto. Sì, già che a posto. Avevo intenzione di resettare quei crioggetti da diverso tempo. Spiegarci questa follia. Sono solo i resti di un vecchio incidente industriale. Del, queste vasche sono come quelle di Nuova Speranza. Esatto. Sì, l'ho notato. Ah sì, il mio lavoro iniziò tentando di trovare una cura per i bambini ammalati di ruggine. Beh sì, non mi piace. Ma poi è diventato c'era altro. Qualcosa che non andava. I cirurgi volevano delle medicine. Io ho dato loro degli dèi. Ah beh, è acqua passata. Gente che scappa. Questo cercava di alzarla. Sì, qua poi è successo qualcosa di non. Cioè di abbastanza losco. Ecco perché è nascosto. Sai che Marco sta detto, se è rimasto nascosto per un motivo. È rimasto nascosto. Schifo. Di qua. Perché sei venuto qui dopo che i COG ti hanno fatto chiudere? La nostra famiglia aveva bisogno di un posto dove lavorare in pace. Impossibile che la tua famiglia abbia costruito tutto da sola. Dubito che abbiate il livello di autorizzazione necessario per queste informazioni. La prossima area è interessantissima. La via per ogni scoperta è lastricata da una serie di fallimenti. Ecco alcuni esemplari molto meno stabili. E questa scoperta come l'hai fatta? Una delle figlie dei minatori, temo. Era immune alle malattie e all'invecchiamento. L'abbiamo cresciuta come una di noi. Grazie, Minaresa. Tutti che scappano, cioè, secondo me c'è puttanaglia della Madonna, c'è stata. Ah, questo potrebbe essere particolarmente interessante. Che cos'è? Quello è uno dei nostri primi ibridi riusciti. Ibrido? Intendi una locusta? È la stessa cosa.
Nel nostro impianto precedente avevamo problemi di stabilità genetica. I Siri erano malati e sterili. Un problema per ovvi motivi. Sono state create queste bastarde. Ma le locuste erano diverse, molto controllabili, soldati perfetti e persino capaci di riprodursi. Cosa le rendeva diverse? Le loro cellule. Vedete, i figli dei minatori di Mulsion avevano fornito un meraviglioso database genetico, come anche le creature indigene del vuoto. E tutta la vostra ricerca genetica è qui dentro? Certo. Oh, merda. Ehi, ehi, Jack, vieni qui. Devi scaricare tutto da questo terminale. Oh, cavolo. Credo sia meglio non sapere cosa significhino questi nomi. Ma quando ci rendemmo conto di quanto fosse speciale l'immunità genetica all'inizio di uno dei nostri bambini, il nostro lavoro iniziò a volare. Ti prego, continua. Quella ovviamente è Mirra, o come la conoscete voi, la regina Mirra. L'avete incrociata con i Siri? Niente di così mostruoso. Le sue cellule staminali però si accompagnavano deliziosamente con il DNA di Siri. Ma abbiamo sottovalutato tante cose. Il forte sentimento materno della giovane Mirra, ad esempio. Fammi indovinare. Ha portato i suoi figli a massacrarvi? No. Beh, sì. Ma mi riferivo al suo istinto materno più tradizionale, per sua figlia, la piccola Reina. Tua madre. Cosa? Tu menti? Niente affatto. Tua madre è nata qui e quel rammollito di suo padre ce l'ha portata via, causando la sventurata ribellione della giovane Mirra. Perché mi stai dicendo queste cose? Hai così tanti doni che ancora non capisci. Ehi, che succede? Se lo scopre ti ucciderà, lo faranno tutti. Cosa hai detto? Ehi, ma che... Perché sei venuto con me? Che cosa ti ha detto, JD? Jade, non ti farò del male. No. Beh, forse dovresti. O dovrei farlo io. Così in effetti taglieresti il tuo legame con le locuste. Dai, sta un po' zitto! Non lascerò che mi facciano quello che hanno fatto a mia madre. Tua madre? E che cosa hanno fatto a tua madre? Nell'alveare. L'hanno cambiata. L'hanno uccisa. Io l'ho uccisa. Ma quello è il processo che permette loro di imparare, di crescere. Senza una regina sono senza guida. Visto? Hai visto? Io sono un'arma. No. Non lo sei. Giù al villaggio, quando ero dentro quello Snatcher, io li stavo controllando. Cosa? Penso di aver ucciso Oscar. Aspetta un attimo. Lo pensi o lo sai? Non lo so. Non lo so, io... Voglio che esca dalla mia testa. Voglio solo che smetta. Ok. E tu lo fermerai. E se non lo facessi? Allora ti cancelliamo. Ed eliminiamo ogni traccia della tua preziosa ricerca. Allora, permettimi di aiutarti. Dovremmo semplicemente fidarci di te. Sei libera di fidarti o non fidarti di chi vuoi. Ok. Ma dimmi, tua madre e l'alveare, lei ha opposto resistenza? Certo che l'ha fatto. Lo temevo. Alla giovane Mirra non serviva un'incorporazione così rudimentale. Niles, dimmi una cosa. Chi era mio nonno? Uno dei nostri scienziati migliori. Fuggì con la piccola Reina perché non credeva più nel nostro lavoro.
Mirra sapeva dove era fuggito. Dissi a Mirra che Reina era morta nel tentativo di fuga. Pensavo che questo avrebbe chiuso la faccenda. Fu un errore gravissimo. Sto rimanendo abbastanza di merda. Ma pare che abbiamo un altro malfunzionamento. Forse potreste occuparvi di voi. Oh, guarda cosa c'è qua. Sì, facciamo vedere che ci siamo puttanati qui. Ok, qua no, bisogna andare. Lo prendiamo dopo, prima che sia morto. Io ho detto questo. Una certa, il vostro piccolo amico è molto utile. Ehi, aspetta, bidone. Jack è impegnato. Bidone. Voi due state proprio bene insieme. Tubo. C'è un tubo da prendere. Seguitemi, prego. Ok. Forza. Prego, seguitemi da questa parte. Una volta adesso non lo porto più. Solo se magari esce un DLC, magari lì se ve lo faccio vedere. Ci siamo quasi. Sono curiosa. Come fa il lavoro di Nego? Scelgo di pensarla diversamente. Le locuste volevano l'indipendenza. Mirra ha mostrato loro come ottenerla. Sono sempre stato orgoglioso di tua nonna. Lo sono ancora. Da questa parte, prego. Cazzo. La matriarca è stata creata dalle cellule staminali di tua nonna e dal DNA di Siri. Ha amplificato le capacità di Mirra di comunicare con le locuste. Questo dispositivo è dove Mirra ha imparato a controllare il suo potere per la prima volta. Ma possiamo usarlo anche per recidere il tuo collegamento, se vuoi. Quindi come funziona? Danneggiando leggermente il tuo cervello. Che cosa? Danneggiando leggermente il cervello. La sua connessione con le locuste si basa su un algoritmo genetico all'interno del lobo temporale. Alterarlo richiede un'anestesia, potremmo dire. Mi sembra una lobotomia. Una lobotomia è altamente invasiva? Questo non lo è. Mentre lavoro, la matriarca guiderà la tua mente in modo nascosto, portandola dove deve andare. Ok, va bene. No, non lo farai. Non mi fido di questa lattina. E allora tienilo d'occhio. Ma io devo farlo. Sto perdendo il controllo. Non farò male a nessun altro, capito? Capito. Mi sa tanto di puzza malata anche lì. Qua, questo è il pezzo di vita. Farò in modo che sia il meno doloroso possibile. Sì, sarà meglio.
avanza lei, avanza pure lui. Kate, ci sono. Ci sono. Niles, dove vai? Niles, fermati! Merda! Jack, svegli questa cosa! Togliti! Tutto ok? Sì, sì, ma... Ok, andiamo, ne parliamo dopo. No, ascolta, mi ha usato. Mia madre è viva. Cosa? No, non era davvero lei. Solo che era lei. Dove è andata? Chiusura d'emergenza in corso. Andiamo via, presto. Andiamo, 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 andiamo! Certo capirai che ti ho fatto una cortesia. Non sei più vulnerabile alla mente collettiva e tua madre è stata risvegliata. Beh, per così dire. Ti ammazzo, cazzo! Non penso ci senta! Non mi frega un cazzo! Blocco criogenico inizializzato. Uscire immediatamente dal laboratorio. Merda! Dobbiamo fermarlo! Cerchiamo un passaggio! Superiamo il ghiaccio! Sono incastrato, non mi prendo il culo. Glielo farò pagare. Finiremo congelati se non interrompiamo il blocco. No, ma tipo della serie non interagire. Madonna. Merda! Mi sa che questa era Niles! Sì! Usa la sua mano sullo scanner! Quell'altra! Identificazione. Direttore Niles Hanson. Approvata. Blocco criogenico terminato. Incidente industriale è un cazzo! Ha congelato tutto subito prima di morire di sanguinio! Tanti saluti, colpiti. Bella. Oh. La matriarca... non so più. Sarà certo un problema. Proviamo Niles, forza. Oh no! Però che adesso ce l'abbiamo nel culo. Liberare fino a la matriarca non è stata una mossa saggia. Morirete. Purtroppo non ammirerai mai lo splendore che hai tua madre. Trasfigurata. Ti ammazzo, Niles! Ok. Si
può aprire! Kate, vuoi dirmi di che sta parlando Niles? Dopo aver sistemato Niles. Ogni bambino serve un amico. Buon divertimento. Lo vedo! Prendiamoli! Vengono congelati per dire di sparare. Qualcuno mi aiuti! Ah, fuck. Prendo io. Siamo a posto. E allora muoviamoci. Niles non deve scappare. Quindi io li congelo e tu li spari. È chiusa. Deve esserci un altro modo. Robatina che ti deve rendere utile, non lo so. Sopra. Forse Jack può esserci utile. Jack, vedi dove porta. Kate, altre locuste! E tu trattieni! Ehi, Jack! Vai alla svelta! Grazie mille, Frey! Yeah.
congelarti le palle, porco dio. Grazie. Sono giù. Allora inseguiamo Nai. Grazie mille divino. Sembra che qualcuno abbia svegliato i miei siri dal loro lungo sonno. Chissà chi sarà stato. Del, preparati! E allora corriamo dietro a Niles. Forza! Ehi, Niles! Guarda che stiamo arrivando! Non credo che ti senta. Non mi interessa. Boh, non so. Non posso prendere? Posso staccare, no. Niente. Andiamo avanti. Questo è il posto? Sì, il senso era chiuso. Dai, solleviamola! Ci si è sollevato da sola. Cioè, prima ho fatto un piccolo sollevamento. Ok, lui puoi andare. Questa è tipo alla Outlast, quella quando dovevi scappare dal ciccione bastardo. Sì. Nella macchina, hai visto dentro la mente di quella cosa? Non lo so. Non so di chi era quella mente. Ma era la mia. Sono quasi congelato le palle. Jack, trappola shock. Bella. Razer. Ciao David. Ok. Questo. Cioè, vabbè, andiamo di là, andiamo di là. Occhio, occhio, torno dietro, torno dietro. Fammi congelare, poi
Il laboratorio è libero, andiamo. Lo spirito di sopravvivenza dei Nisiri è sempre stato scarso, ma ve l'assicuro, non si scappa alla matriarca. C'è ancora per te. E allora finiamo. Ha scritto fanculo agli indiani. Fanculo al mocio, non agli indiani. E tu, vieni su. Ti abbiamo preso, bastardo. Merda! What the fuck is that? Io volevo vedere su. Un attimo, fermo, torna là. Tu non puoi tornare indietro, infatti stavo vedendo, fermo. Si posso tornare indietro? No. Non posso. Posso andare avanti e indietro? Perché ti si è chiusa la porta dietro? Ma non me lo dai, si può dire, guarda. Io ce l'ho aperta. Ma adesso? Devo andare adesso? Adesso si chiuderà da solo magari. No. Perché c'è qua da interagire. Ah, adesso è nascosta! Infatti non è possibile andare indietro. Forza, forza! Oh, granale. Cristian, tu e i tuoi spiriti liberi che hai. Oh sì, arriviamo, bidone. Il dado è tra... ormai il pianeta appartiene a loro. Preso, stronzo! Occhio! Ben, ora o mai più! Uccidiamo questa cosa! Non correre, va pianino. Guarda, sulla schiena! Belle, sei! No! Quando tipo ti corre così... Rotola! Ma che fai a rotolare? Con la... Non le piace il freddo! Continuiamo nelle gambe! Ma non stai sul ghiaccio anche tu, minchia. Ma minchia, c'è tutto Calati. Ghiaccio! È tutto ghiaccio! Non è tutto ghiaccio, c'è neve! Non stare sul ghiaccio! Che cazzo vuol dire? C'è neve, devi stare sulla neve! Perché io faccio cadere, chi c'è, chi c'è, ciao! Ok. Non stare sulla neve, sul ghiaccio vicino a noi. Allora, se gira, non è un ghiaccio! Ghiaccio. Ben, ora o mai più! Uccidiamo questa cosa! Guarda, sulla schiena! No, non va bene! Non le piace il freddo! Non saremo nelle gambe! Sta attento! Signore! È un carro armato! Ma che cazzo è? Nemico di lui! Papà basta! Signore! Oddio la magna! Ma stava magna! Ehi mica, io sono passato, mi ha trinciato! Che cazzo è il nemico di Hulk? Mi stava a mangiare tantissimo. Questo è il fratello incazzatissimo di Hulk, Dio fa. Madonna. Porco con due. Un po' di aculei in più. Eh? Con un po' di aculei in più. Occhio! Basta, abbiamo finito. Porco spino. Porcello. Uccidiamo questa cosa. Allora, can you?
Già, cioè, tipo da serie. Ma tu gli stai appiccicato anche tu. Ma dove sei? Cazzo di volta. Per migliorare le cose, ma moralità, io ho solo peggiorato tutto. Sei sicura che ciò che hai visto sia reale? Sì, lo era. Ok, allora forse, non lo so, forse ci aiuterà. Lo farebbe, se potesse. Non è più mia madre. E chi è allora? La loro regina.
forza, andiamocene. Se davvero hanno una regina e Niles ha ragione su ciò che accadrà, ci serve un piano. No, abbiamo il vecchio. Ci serve il martello dell'alba. Oh, grazie a Dio. Credo vi serva un passaggio. Come avete fatto a trovarci? Pensi che ti avrei lasciato una tecnologia unica se non avessi potuto tracciarla fino al centro del pianeta? Sì, sì, va bene. A proposito di cose uniche, aiutami ad agganciare questo skiff. Hai trovato quello che cercavi? Sì. E ora dobbiamo ucciderla. E lei? Insomma, sta bene? Non proprio. Ma ho una domanda. Quanto ci vuole a preparare il martello dell'alba? È buffo che tu me lo chieda. Ricordi quel drive che hai trovato mesi fa sull'UIR? Sì. Roba interessante. Interessante in che senso? Oh, lo vedrai. E fortunatamente per noi ho un vecchio contatto UIR. Portaci a casa, Sam. Ok, perfetto.